Uno scontro ad alta quota è quello che attende il Forlì, impegnato alla Morgagni contro la capolista Gian Erminio per la nona giornata del girone D di Serie D. I galletti di mister Graffiedi arrivano dal KO contro il Carpi, Lombardi reduci dal Tris rifilato al Prato. L'arbitro che sarà protagonista in tutti i sensi di questa sfida di alta classifica è il signor Gavini di Aprilia. Un match che vede protagonista appunto il Forlì e Gian Erminio primo della classe, e un match che si sblocca al 13° proprio con gli ospiti. Questo cross sventagliato sul secondo palo, rimesso in mezzo e poi delizioso il sinistro segnato da Marotta, seconda rete in campionato per lui, il Gianna che si porta in vantaggio, ma un Forlì che reagisce al 24° con la conclusione di Scalini sull'angolo di Caprioni. Ancora i galletti al 29°, una grande chance per Elia Ballardini, il tiro però è alto. Sempre dagli sviluppi di calcio d'angolo, un'altra incornata che si stampa sul palo è quella di Maini al 31°, ma un Forlì che in questa fase della partita ha dominato il gioco senza mai trovare la conclusione vincente, anche in questo caso Ronchi sbaglia la mira. E allora il cinismo della grande della classe è quello del Gianna, che trova il gol del raddoppio dopo questa azione di Mandelli, su cui arriva Cafferri, che trova la terza rete in stagione. Un Forlì che però non si arrende, nella ripresa accorcia le distanze sugli sviluppi di punizione con il colpo di testa di Ronchi al 5° minuto di gioco, secondo gol per lui. Un match ricco di emozioni, prima la chance con Perna che non riesce a inquadrare lo specchio, e poi poco dopo al 14° sugli sviluppi di calcio d'angolo l'incornata di Perico sull'angolo di Lamesta. Ci prova anche il Forlì al 30° con Caprioni da fuori, respinge il portiere ospite al 34°, batte e ribatte, ancora un'azione dagli sviluppi di calcio d'angolo per il Gianna, in questo caso con Corno. E questo è un episodio invece decisivo per il match, un battibecco in panchina tra un assistente di Graffiedi e l'attaccante del Gianna Erminio Fumagalli, arriva all'espulsione per entrambi, rosso dunque per il Gianna Erminio che rimane in inferiorità numerica, e un Forlì che al 45° riesce anche a trovare il pareggio sugli sviluppi di calcio d'angolo, ma viene annullato, tante le proteste dopo il gol di Manara. E allora il calcio è anche questo, perché prima una chance al 46° con Pinto salvato sulla linea, e poi un minuto dopo addirittura la beffa per il Forlì, il tris del Gianna con Fall, quinto gol in campionato per lui, e addirittura un poker che si concretizza al 49°, un'azione personale quella di Ballabio, terzo gol in campionato, esulta sotto la tribuna, non si spengono le polemiche al Morgagni. Dopo questa punizione di Amedeo Ballardini arriva il triplice fischio dell'arbitro, e dunque tra Forlì e Gianna Erminio finisce 1-4.